delibera all'unanimità alla legge che istituisce la Commissione parlamentare antimafia. Laura Garavini, prima firmataria della proposta, è intervenuta in dichiarazione di voto. Io, Presidente, ringrazio brevemente tutti quei colleghi che, dopo che il PD ha proposto e ha in qualche modo sollecitato la calendarizzazione di questo provvedimento, lo hanno sostenuto, dunque i colleghi del Movimento 5 Stelle, del PDL, di Scelta Civica, di SEL, oltre ai tanti firmatari del Partito Democratico, ringrazio tutti loro perché grazie proprio a questo impegno è stato possibile calendarizzare così celermente il provvedimento. Ringrazio i colleghi della Commissione Affari Costituzionali e mi auguro che questo sia davvero il migliore auspicio affinché questa Commissione Antimafia possa mettere in atto provvedimenti importanti, efficaci, seri, che ci aiutino ad un contrasto definitivo delle mafie. Grazie Presidente. Grazie. Approvata la mozione per il sostegno e lo sviluppo della scuola sostenuta da PDL, PD e Scelta Civica. Maria Coscia è intervenuta per i Democratici. Dunque, per il PD il comparto della conoscenza e della cultura costituisce un settore strategico e una priorità sia per l'azione del governo che del Parlamento. Per questo siamo fermamente convinti che il potenziamento e l'aumento delle risorse da destinare a questo comparto siano fondamentali per il bene e il futuro del nostro Paese, in quanto esso costituisce una leva fondamentale per il cambiamento di cui c'è un grande bisogno nel nostro Paese, per promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile, la mobilità e la coesione sociale, l'equità e i diritti di cittadinanza. La Camera ha approvato a larga maggioranza la mozione del Partito Democratico che conferma come la legge 194 sull'aborto sia un diritto acquisito, riconoscendo anche la possibilità dell'obiezione di coscienza. Donata Lenzi è intervenuta in dichiarazione di voto. E allora, signor Ministro, mi permetto di esprimerle preoccupazione, perché c'è più povertà, molta più precarietà, molta più paura del futuro. E nel contempo ci sono meno servizi, molti meno consultori e molte risorse in meno per il servizio sanitario e per i comuni. Non sono le condizioni migliori per una scelta libera, consapevole di avere figli. Questa rischia di essere un'epoca in cui saremo di nuovo di fronte a difficili decisioni rispetto alla maternità. Bene, io mi auguro che questo Parlamento, che in questo mese ha dedicato già 2 sedute alla condizione femminile, possa dedicare altro tempo e soprattutto buone leggi per affrontare in modo propositivo il tema complessivo della tutela della donna, della maternità della donna e il nostro diritto al lavoro e a una vita piena. Il governo ha riferito in aula sull'uccisione del capitano Giuseppe La Rosa e il ferimento di 3 militari in Afghanistan, sugli incidenti di piazza in Turchia e sulla gestione dell'ordine pubblico durante la manifestazione degli operai della Thyssen a Terni lo scorso 5 giugno. Per il Partito Democratico sono intervenuti rispettivamente Giampiero Scanu, Vincenzo Amendola e Walter Verini. Credo che, muovendo dalle ultime sentite testimonianze del signor Ministro, sia opportuno dedicare l'abbrivio di questo breve intervento che svolgo a nome del Partito Democratico alla memoria di chi giustamente è stato definito un eroe, del capitano Giuseppe La Rosa, il quale, ne siamo sicuri tutti, non ha perso la propria vita invano. Diceva Norberto Bobbio, la democrazia è il più grande tentativo di organizzare una società per mezzo di procedure non violente. Qui c'è la radice dell'Europa, qui c'è la radice della condanna per quello che sta succedendo e qui c'è anche la radice per un dialogo, un aiuto alla popolazione, alla società civile e anche alla politica turca per uscire da questo tunnel autodistruttivo.
Terni sta vivendo momenti di grande incertezza. L'Autocompo, la multinazionale che ha deciso di vendere le acciaierie, ha momenti di opacità e poca trasparenza. E noi, concludendo, vogliamo che la miglior risposta, non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma anche per quella ferita che Terni il 5 giugno ha subito, sia da una certezza occupazionale e produttiva per il futuro delle acciaierie di Terni, nella loro integrità. Approvato all'unanimità il DDL di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. Relatore del testo è stato Tiziano Arlotti. Emma Petitti ha espresso il sì del Partito Democratico. E noi siamo certi che ciò che oggi ci apprestiamo ad approvare realizzerà nuove condizioni, nuove opportunità di sviluppo per entrambi gli Stati, perché verranno promosse attraverso quei valori di legalità e trasparenza che per noi rappresentano una bussola. Sono dei valori senza i quali non potrà esserci mai nessun equo e solidale progresso, né economico né culturale, tantomeno sociale. La Camera ha anche ratificato la convenzione con la Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche. Lia Quartapelle Procopio è stata la relatrice ed Enzo Lattuca ha dichiarato il voto favorevole del PD. La credibilità internazionale del nostro Paese non si riconquista solo attraverso il rigore dei conti pubblici, ma si conquista anche con l'intransigenza nel riconoscimento dei diritti, tra cui quello fondamentale nel sistema internazionale e che riguarda la rappresentanza diplomatica delle repubbliche e di tutti gli altri stati che la nostra Repubblica riconosce. Per questi motivi il voto del gruppo del Partito Democratico sarà favorevole. Grazie. Durante il Question Time Valentina Paris ha interrogato il ministro del Lavoro Giovannini sul recente rapporto dell'INPS che stima in 80 miliardi il risparmio in 10 anni derivanti dalla riforma Fornero. La replica al ministro è stata di Cinzia Maria Fontana. Il PD ne aveva evidenziato i rischi e quel rapporto dell'area attuariale dell'INPS con la notizia degli 80 miliardi di risparmio in 10 anni derivanti dall'ultima riforma pensionistica e ben superiori a quelli indicati durante la discussione della riforma, ci dice su chi sacrifici si sono per lo più scaricati e con quale pesantezza. Una pesantezza che per il mondo del lavoro e dei pensionati sta diventando insostenibile, socialmente, economicamente, ma anche perché frena il rilancio del nostro paese.